Ciao, sono Filippo Manassero, un pittore professionista che opera nel campo dell'arte dal 1988 e che aiuta le persone più diverse ad avvicinarsi a questo mondo. In questo video voglio accompagnarti all'interno del Sumi-e, la pittura tradizionale giapponese ad inchiostro che certamente conosci con il nome di pittura zen, una tecnica artistica molto utile per rilassarci, concentrarci e connetterci a delle nuove intuizioni. Sumi-e significa letteralmente pittura ad inchiostro, infatti sumi in giapponese significa inchiostro nero e significa pittura, quindi pittura ad inchiostro. È una tecnica artistica che arriva in Giappone intorno al XIV secolo, quando i monaci buddisti giapponesi la importano insieme a moltissime altre pratiche tecniche dalla Cina. Possiamo dire, per quel che riguarda l'arte orientale, che esistono due poli da cui provengono tutte le pratiche e le tecniche. Uno è la Cina, l'altra è l'India. Per quel che riguarda il Giappone, l'influenza è esclusivamente cinese. La tecnica del Sumi-e viene rappresentata da sempre come la tecnica dei quattro tesori. E i quattro tesori sono i pennelli, la china, la pietra e la carta. I pennelli che si utilizzano nell'arte orientale e in particolare nel Sumi-e non differiscono molto da quelli della calligrafia orientale, quindi gli ideogrammi, lo Shodo per quel che riguarda il Giappone. Non proprio tutti si utilizzano, ma buona parte sì. Sono completamente un altro mondo rispetto al mondo occidentale. Infatti abbiamo delle forme e delle focce che subito dal punto di vista estetico ci fanno capire che stiamo veramente entrando in un'altra parte del pianeta, ma la differenza più importante non è quella estetica, ma è proprio per come vengono realizzati e per l'uso delle setole che si fa. Abbiamo tantissime setole nel mondo orientale dei pennelli, come vediamo l'orso, la lepre, il lupo, il tasso, il cavallo, il pony, il cane, addirittura troveremo anche le piume del galletto e moltissimi altri tipi di setola. Mentre noi in Occidente utilizziamo bene o male la martola, il pelo di bue, la setola che è tendenzialmente maiale e ogni tanto appare la donnola, ma diciamo poca roba. Abbiamo poi l'universo dei sintetici. Mentre qui abbiamo veramente un mondo più articolato che rende questi pennelli molto differenti dal punto di vista del linguaggio degli stessi. Tant'è che inizialmente questa tecnica è molto più facile per chi non ha mai dipinto piuttosto che per chi ha esperienze pittoriche. Io, ad esempio, ho avuto tantissime difficoltà all'inizio, proprio perché molto strutturato e molto abituato a dipingere da tempo, quando mi sono ritrovato in mano questi pennelli, con mia enorme sorpresa, ho dovuto veramente ricominciare un po' da capo, ho dovuto svestirmi di tutte le mie abitudini, di tutta la mia formazione, il mio know-how che negli anni avevo in qualche modo costruito e molto faticosamente e anche non senza innervosirmi, ho dovuto fare questa operazione di svestimento per poi rivestirmi con abiti nuovi. Questa è un'esperienza che io reputo faticosa, ma che reputo molto, diciamo, vantaggiosa per chi dipinge, perché davvero ci arricchisce. Nulla di quello che sappiamo e che abbiamo imparato andrà perso, ma semplicemente riemergerà arricchito di nuove, diciamo, intuizioni. Molto interessante. Non solo il discorso delle setole è importante per questi pennelli, ma anche per come queste setole vengono posizionate nella costruzione del pennello. Infatti vengono costruite per cerchi concentrici con differenti misure di pelo a costruire una sorta di serbatoio che ci permetterà di fare molti segni senza aver bisogno di intingere continuamente o con una certa frequenza all'interno della china. Il secondo
tesoro che andiamo a vedere è proprio la china, l'inchiostro. Tendenzialmente noi siamo abituati a vedere l'inchiostro così, confezionato in bottigliette pratiche e pronte all'uso. Ma in realtà l'inchiostro non nasce confezionato industrialmente e per quel che riguarda l'inchiostro giapponese si presenta in questo modo. Questo è veramente il sumi, cioè l'inchiostro nero. Sono delle barrette molto rigide che possono essere di diverse misure e qualità e costi, ovviamente, e che si utilizzano insieme alla pietra, che è il terzo tesoro, che adesso andremo a vedere. Questi bastoncini di nero non sono altro che realizzati con il fumo, con la fuliggine, con le cortecce di alberi resinosi, quali pino, e anche possono addirittura essere additivati di essenze di oli particolari, di muschi, o addirittura di polvere d'oro, e conferire a questi inchiosti anche degli aromi molto intensi e particolari, e per quanto ci ritroviamo anche dentro le polveri metalliche tipo l'oro, possono addirittura avere una lucentezza o dei riflessi molto molto interessanti. Il terzo tesoro è la pietra. La pietra si chiama in giapponese Suzuri. Noi la chiamiamo pietra di scisto. Questa è una pietra, come vedete, rettangolare, che è fatta in questo modo, cioè ha una parte un po' più in discesa che crea un avvallamento nel quale si raccoglierà il nostro inchiostro. Si usa insieme al sumi e si mette un po' di acqua sulla pietra, si inizia a fregare lentamente il nostro bastoncino sulla nostra pietra, sulla nostra Suzuri, questo lentamente si scioglierà e andremo a crearci una china personale. Da un punto di vista tecnico, potersi realizzare una china con la pietra e il bastoncino può essere molto utile, perché ci garantirà il fatto di poter arrivare a dei neri, delle tonalità di nero più intense di quelle che magari troviamo nella nostra bottiglietta di inchiostro. Il nero, per chi non avesse, il nero china, per chi non avesse esperienza, non è come l'acquarello, che per sovrapposizioni va a saturarsi. Se io do una pennellata di blu su un foglio e poi ne do un'altra, questo blu arriverà ad essere sempre più intenso, più carico, più saturo. Se do una pennellata di nero e ne do un'altra sopra, il nero rimarrà sempre sulla stessa tonalità. Quindi poter avere una pietra e farsi un inchiostro da sé ci può garantire, mettendo poca acqua, insistendo molto con il nostro sumi, di arrivare ad una tonalità più intensa e di realizzare una china molto più satura in termini di pigmento, che può addirittura arrivare ad essere densa e, perché no, pure lucida quando asciutta. Quindi, diciamo, è un'occasione per avere tonalità di nero più importanti. Da un punto di vista più olistico, permettetemi il termine, questa operazione diventa una sorta di rituale all'interno del quale ci si inizia a rilassare e a in qualche modo acquietarsi ed entrare nella condizione migliore per poi appunto praticare il sumire. Il quarto tesoro è la carta. Anche la carta, come i pennelli, nascono in Cina, e la carta nasce intorno al primo secolo avanti Cristo. Quindi, diciamo, se noi oggi abbiamo questi strumenti, lo dobbiamo proprio a questo paese. La carta che viene utilizzata per questa tecnica è, come tutti sappiamo, la carta di riso, che è una carta molto particolare. Esistono diverse grammature e diverse qualità. La più famosa si chiama Xuan, è cinese, e però appunto possono essere anche di riso e di gesso, però troviamo anche carte di bambù. Io personalmente poi sono, diciamo, molto curioso e mi cingo a dare pennellate su qualsiasi tipo di carta che incontro, perché appunto l'incontro con la carta, con questo quarto tesoro, è quello che determina poi gli effetti pittorici di questa pittura, e che appunto sono sempre molto suggestivi, imprevedibili e interessanti da scoprire. A questi quattro tesori ufficiali della rappresentazione del sumi-e ho deciso di aggiungere un quinto tesoro, perché ci aiuta a capire meglio in quale ambito stiamo entrando. Questa intuizione mi è nata dall'osservazione delle persone all'interno dei miei workshop, quando in qualche modo, mentre cercavo modalità e suggestioni per poter in qualche modo aiutarla al meglio per procedere dentro questo percorso. Quindi a un certo punto ho identificato questo quinto tesoro e sono convinto che esista, e sono convinto che il quinto tesoro siamo noi.
perché questa tecnica ci chiede un approccio completamente differente da quello occidentale. Io non sono un monaco zen, non sono buddista, non ho, diciamo, mai sentito la chiamata né rispetto al buddismo né rispetto alla nostra o altre religioni. Il mio approccio è tendenzialmente laico. Provo fascino e mi trovo d'accordo con moltissime cose che le religioni ci propongono. Il buddismo poi in particolare mi trova d'accordo moltissimo, perché ritengo che il buon senso non può che trovarmi d'accordo sempre, ma non ho mai sentito la chiamata. Detto questo, però, ho in qualche modo dato da mangiare delle parti di me che hanno in qualche modo a che fare con la spiritualità. Ho praticato e pratico la meditazione, faccio lo yoga e ho fatto moltissime letture e percorsi, diciamo, usando il macrotitolo abusato dell'olistico, ok? Però, diciamo, non ho l'approccio del monaco. Quindi questo lo dico per chiarezza, perché questa pittura si porta con sé ovviamente tantissimi elementi che arrivano da quel mondo, essendo proprio nata dentro quella scatola, ma io ho pieno rispetto di tutto quello, quindi nei miei corsi non faccio pratiche di zazen, non mi metto a fare pratiche sulla respirazione, che è peraltro noto che la respirazione, senza bisogno di diciamo grandi indicazioni, molto spesso si allinea con i gesti della pittura. Ma detto questo, lascio che le persone in qualche modo provino a trovare degli aspetti tecnici, poi ognuno con i propri filtri e le proprie capacità può inserire altri elementi, perché se siamo persone che sono abituate ad esempio a fare meditazione o fare lo yoga, beh, il contatto con il respiro sarà molto più semplice. E perché? Perché nella pittura Soumié è un po', diciamo, tutte queste tecniche sono collegate in maniera trasversale nei loro principi fondamentali, ok? Nella pittura Soumié quello che dobbiamo fare è riuscire a allontanarci dall'idea di raggiungere un risultato non fare l'errore di andare a dipingere come se dipingessimo all'occidentale. Infatti ci chiede un approccio totalmente diverso. Dove? Perché il quinto tesoro? Perché ci chiede di percepirci noi come uno strumento che insieme agli altri quattro collabora alla buona riuscita della pratica in sé. Il Soumié non ha mai l'obiettivo di creare l'opera omnia, il Soumié ha l'obiettivo di fare la pratica per se stessa, di avere piacere nel fare questo rituale che si ripete all'infinito, perché in questa tecnica non si può ad esempio correggere, non si può tornare indietro, non si può ripassare, si prende il foglio, si cambia e si rinizia da capo. Nella pittura occidentale, parlo di quella tradizionale ovviamente, comparando l'arte tradizionale occidentale con quella orientale, l'artista occidentale si pone di fronte al processo creativo come il direttore d'orchestra, ha tutti i suoi pennelli, ha gli strumenti che dovrà utilizzare, matite, quello che vuoi immaginare, colori e quant'altro, li prende e li utilizza in maniera, diciamo, un po' normativa. Dirige, ok? Prende il pennello, va alla ricerca della forma, va a cercare le sagome, può ripassare 100.000 volte, nascondersi sotto miliardi di velature, non trovarsi mai più e non finire mai più un'opera, volendo. Nell'opera, diciamo, nella dimensione invece del Soumié, se facciamo così ci perdiamo l'occasione di fare una bella esperienza, è completamente diversa. Non è facile per noi abbandonare quella posizione di controllo, perché, diciamo, il problema del controllo a livelli diversi, chi più chi meno, però diciamo ne soffriamo un po' tutti e tutte. E quindi nell'atto di andare a dipingere in automatico si attivano quei meccanismi perché sono, diciamo, culturalmente i nostri, e che anche se non abbiamo mai dipinto, comunque l'idea della pittura l'abbiamo introiettata e non è quella che si va in qualche modo ad agire all'interno del Soumié. Pertanto dobbiamo riuscire a stare all'interno di noi e sentire il nostro movimento, stare nel nostro corpo. Per me questa è stata un'esperienza molto interessante, perché finalmente sono riuscito a dare un senso concreto al concetto, ad esempio, della presenza, del qui e ora, che ho letto e in qualche modo ho cercato di afferrare tantissime volte nella vita, ma che non riuscivo mai a rendere pragmatico e concreto e materiale, rimaneva per me sempre un'astrazione. Certamente la pittura è un linguaggio a me affine, quindi in questo senso sono stato facilitato, però davvero in questo senso ci insegna
e ci dà il modo di rendere tangibili dei concetti che fanno parte di tutto quel mondo e che molto spesso rischiano di essere delle astrazioni e non riusciamo davvero a fare arrivare a calare nel quotidiano e nella vita di tutti i giorni e nel presente davvero. Quindi non si tratta di andare in trance e di fare chissà quale cosa, per quel che riguarda Sumie si tratta semplicemente di stare nel posto, di stare nel movimento e di sentire il movimento e di preoccuparci solo di quello e non di quello che il movimento andrà insieme al pennello a produrre sulla carta. Non è qualcosa che ci deve interessare. Da un punto di vista così teorico è molto affascinante. Farlo è un pochino più difficile, è come nella meditazione. Quando il meditante si mette lì, si concentra, non è che se gli vai a fare un encefalogramma il cervello è piatto, i pensieri ci sono, i pensieri arrivano. La pratica della meditazione consiste proprio nel cercare di non alimentarli, non gonfiarli, non finirci dentro, ma lasciarli passare e tornare dove? Al respiro. Così come nello yoga, quando devi trovare e devi stare in alcune posizioni e cercare e sentire l'equilibrio, che cosa ti viene di nuovo anche lì in aiuto? Il respiro di nuovo, perché cosa c'è di più profondo interno di noi se non il respiro stesso? Quindi anche nel Sumie il respiro ha una sua importanza e molto spesso questo si allinea poi con i movimenti che si vanno a fare. Come detto, io non sono, diciamo, un operatore di quei campi, pertanto non mi permetto di entrare in ambiti che non sono propriamente miei e il mio approccio è squisitamente tecnico, ce l'ho fatta, ma ovviamente, se abbiamo dei filtri e abbiamo una sensibilità per accorgerci di tutte queste cose che emergono, beh, questa è una tecnica che ci offrirà davvero molti spunti per poter riflettere su noi stessi. Perché come saremo in grado di osservarci nell'intento di praticarla e nell'intento di arrivare o no a un risultato, per analogia potremo trasferire quel processo in altri ambiti della nostra vita e capire che come ci muoviamo su quel foglio in quel momento, probabilmente ci muoviamo anche in altri ambiti della nostra vita con quel tipo di approccio e forse qualcosa potrebbe essere cambiato per migliorare la qualità della nostra vita e anche la qualità della nostra pittura. Quello che dico sempre nei miei corsi per far capire in sintesi un po' il centro di tutto questo discorso è questo esempio qua. Se immaginiamo il più grande falsario esistente al mondo che ci potrebbe realizzare una Gioconda identica all'originale o una Sibilla della Sistina identica all'originale, beh, il più grande falsario al mondo non potrà mai e poi mai riprodurre e fare un falso d'autore di un'opera di Sumier, proprio perché il Sumier non è qualcosa che è prodotto da una capacità, un'abilità tecnica artistica della persona, ma è proprio l'insieme di questi elementi che nell'incontrarsi il pennello con la china e con la carta e il nostro gesto che in qualche modo ci mette un'energia dentro, crea delle suggestioni che non sono mai frutto di un tecnicismo, che sono sempre imprevedibili, che non si possono determinare e che sono irriproducibili anche da noi stessi. Infatti dico sempre, quando arriviamo a fregarcene del risultato e ci dimentichiamo di questo, in qualità di obiettivo, ma abbiamo l'obiettivo quello della presenza e di stare e di trovare il piacere nel fare quello che stiamo facendo in quel momento, è possibile, molto facile, che emerga qualcosa di buono. E quando arriva qualcosa di buono, beh, questo ci fa enormemente felici e magari ce lo prenderemo al muro, belli tronfi e orgogliosi di quello che è arrivato. Attenzione però, perché da lì in poi ci accompagnerà sempre la paura che qualcuno ci chiede di fare. Io ho finito per questa introduzione a Sumie. Se avrai piacere potremmo incontrarci magari in qualche corso in presenza oppure in qualche corso online. Se hai apprezzato questo video ti chiedo gentilmente di mettere un like in basso qui nel canale YouTube e anche perché no di seguirmi sugli altri social, su Instagram, su Facebook, ovunque potrai trovarmi. Sul mio sito potrai vedere eventualmente le attività che sto proponendo in questo momento e magari si creerà l'occasione di fare questa esperienza insieme. Ti aspetto, ciao e grazie.